Allora, dato che ci sono, vi giro anche video degli ultimi due cerchietti che ho fatto. Scusate, li ho messi nella plastichina perché almeno non si rovinano, non prendono bagnato, non prendono polvere, non rischiano attacchi aerei da parte di Nut e quant'altro. Allora, questo qua è il cerchietto che mi hanno commissionato. O per meglio dire, che mi hanno chiesto se potevo fare un cerchietto con le margheritine, io ho provato a farne uno, adesso vedremo se è di gradimento oppure no. Ed è fatto così. Qua per fare il centro ho usato dei pompon di pannolenci. Vedete, tutti fatti rigorosamente in raso. All'interno è rifinito con pannolenci e feltro per attaccarlo alla struttura. E questo è uno. E poi l'altro l'ho fatto perché invece mi andava di farlo, è stata un'ispirazione del momento, come d'altronde maggior parte delle mie creazioni. Ed è questo qua. Io li metto tutti qua perché ho il terrore che si macchino, che prendano polvere, quindi. Ed è così. Abbiamo tutti questi fiori intorno e poi al centro ci sono tre boccioli di rosa, bianchi e gialli. Questo qua è Lilla Pallini e all'interno è rifinito sempre in feltro e pannolenci ed è fatto così. Adesso, per intenderci, è così. Non so se lo vedete, mi avvicino un po'. Questo è l'effetto che fa. Chiaramente non li faccio mai tutti, almeno che non mi vengano richiesti, perché già sono belli corposi così e andrebbero a essere forse troppo esagerati. Poi, su richiesta, tutto si fa, nel senso, non c'è problema. Io per quello che mi riguarda al momento li faccio così semplicemente perché sono vistosi ma non voglio che lo siano eccessivamente. E niente, questi erano i due cerchietti che ho prodotto questa settimana. Ciao uni.